In questo brevissimo intervento vorrei presentare al filosofo Ramon Llull, dal secolo XIII, precursore del dialogo interreligioso. La domanda che dovremmo porci è se Ramon Llull e la sua concezione del dialogo e dell'incontro delle religioni nel tempo presente abbiano qualcosa da insegnarci. Nel contesto contemporaneo, in un'Europa assediata dal problema dell'integrazione degli immigrati di diverse origini, con società multiculturali e in cui si verificano diversi conflitti culturali e infine in un quadro globale determinato dall'avvicinamento delle religioni, non ci sarebbe lettura più adeguata del libro del Gentile e dei Tre Saggi di Ramon Llull, in cui si mette alla prova il procedimento di comprensione reciproca tra tradizione religiosa, anche storicamente considerate contrapposte. La cosa più interessante non è la sua finzione sul dialogo religioso, ma la sua stessa esperienza. Lo ha dimostrato possibile e lo ha convinto che la convergenza dialogica tra ebrei, saraceni e cristiani poteva essere articolata anche senza la necessità di rinunciare a una verità comune. Il libro di Ramon Llull, che in modo più diretto e chiaro affronta questa domanda. Ho quindi deciso di tenere maggiormente conto di questa opera, fatta salvi occasionali riferimenti ad altri, anche per la novità che rappresenta, sebbene i dialoghi tra cristiani e altre confessioni fosse sempre comuni, come mostra la storia della teologia. In essi c'era sempre una tendenza a dare il primato diretto alla visione cristiana e gli interlocutori erano separati. Nel libro del Gentili e dei Tre Saggi si riscontra un orientamento metodico che distingue per la sua capacità di affrontare razionalmente l'accentuazione della pluralità culturale a cui oggi assistiamo. Sarebbe inopportuno ridurre il dialogo interreligioso allo scambio di opinioni tra credenti di diverse confessioni religiose. Oggi quel dialogo deve includere il rapporto tra credenti e non credenti. Ricordiamo che Ramon Llull, dopo aver ricevuto la chiamata divina, cambia radicalmente vita. Ciò che è rilevante in termini intellettuali è la decisione che prende, intendere scrivere il miglior libro dal mondo, un libro che possa servire a dissipare gli errori degli infedeli. Ma le religioni si allontanano l'una dall'altra e le loro relazioni e i loro incontri sono, almeno virtualmente, conflittuali a causa delle varie rivelazioni a cui si dichiarano fedeli. In questo modo, non stupisce che i suoi scritti mostrino di poter rispondere alla vocazione alla quale si sente chiamato solo da un progressivo approfondimento dell'intelligibilità della propria fede. Nel dialogo che analizziamo si propone di accantonare l'autorità e basare l'accordo su ragioni dimostrative necessarie. È un modo di argomentare in difesa della fede che si può definire interno, poiché mostra la ragionevolezza della fede stessa, senza bisogno di ricorrere a criteri esterni o indipendenti. Tenendo presente che la prospettiva da cui analizziamo il libro del Gentile e dei Tre Saggi e la sua attualità, a prescindere dal suo contenuto, vorremmo ora interrogarci sulle condizioni necessarie affinché il dialogo interreligioso dia frutto
e eviti così il conflitto, anche conflitto non violento tra visioni del mondo antagoniste. È possibile, in base alla sua lettura, elaborare una sorta di discorso normativo che permetta di individuare i tratti di un autentico dialogo interreligioso. Vediamo. È possibile, viene ad insegnarci, un dialogo, ma impegnarsi in esso non richiede allo stesso tempo la rinuncia alla verità. La tolleranza non compromette la convinzione interiore e l'onesto impegno di ciascuno per la propria verità. Il dialogo non solo mette in moto l'esercizio di una ragione che condivide e quindi accomuna ogni uomo, rende possibile risolvere ciò che, secondo Ramon Llull, causa dissenso. Bene, dal racconto lulliano osserviamo che prima di tutto il dialogo richiede la buona intenzione degli interlocutori e che mantengono un impegno disinteressato alla ricerca della verità e all'uso della ragione. Il dialogo deve svolgersi in condizioni di sufficiente libertà per ciascuno, senza timore di rappresaglie il proprio contenuto dogmatico. Gli interlocutori devono partecipare, come i saggi della narrativa di Ramon Llull, a armi pari. Infine, e nonostante la sua naturalezza inconcludenza, il processo di dialogo deve portare alla consapevolezza del comune. Il dialogo interreligioso non ha conclusione. Il suo risultato, la misura della sua efficacia, non si trova nel numero di conversioni che genera. Il suo successo sta nel far nascere quello spirito di armonia con cui nel libro di Ramon Llull le tre saggi si salutano, superando l'inimicizia. Si salutano in modo felice e amichevole quando arrivano in città con le speranze e desiderio di continuare a sciatare in futuro. L'incontro dei tre saggi ha permesso loro di autochiarire, oltre che di individuare ciò che condividono, la razionalità. Per tutto questo che abbiamo detto, possiamo affermare che Ramon Llull è un referente anche oggi, nel nostro tempo, per il dialogo interreligioso. Grazie tanto.